Eccoci di nuovo qui, adesso andiamo avanti con l'estratto e arriviamo alla fine. Esco per l'ultima volta, arrivo in cortile e mi preparo a quel che deve succedere. Poi però mi guardo intorno e subito capisco che non ho più nessun problema. Nel piazzale, per la prima volta, c'è anche Zot e allora sono salva. Zot sta in classe con me, è arrivato il mese scorso, la preside un giorno è entrata con lui e ha detto che si chiamava Zot, che veniva da Chernobyl e dovevamo farlo sentire come a casa. L'ho guardato, teneva gli occhi bassi, ma per un attimo forse anche lui mi ha guardata ed era ovvio che per me il peggio era passato, che Zot era arrivato per salvarmi. Basso e secco, maglione gigante di lana rosa, così lungo che gli faceva da gonna. Mocassini larghissimi e consumati, una giacca grigia a quadretti da vecchio e un cappello con una piuma in cima che gli stava tutto storto sopra un tappeto di capelli riccioli tipo barboncino. Mi sono messa gli occhiali e l'ho guardato ancora meglio ed era chiaro che da quel giorno a scuola io potevo stare più tranquilla, perché se volava un insulto, uno sputo o uno schiaffo, come gli insetti intorno alla luce, quelli andavano tutti a posarsi addosso a quel ragazzino qua. Solo che al catechismo Zot non si era ancora visto e pensavo che siccome viene dalla Russia, allora era un comunista nemico della religione. E invece eccolo là, già in braccio a dei ragazzi che lo ficcano di forza dentro al tunnel e urla: «Sciagurati, cantatela, così mi fate sudare, mi rovinate il cardigan, madre, la scongiuro di venirmi in aiuto, riporti queste persone alla ragione!» Con una vocina fine e l'italiano tutto perfetto, è da vecchio che parla lui. Continuano a spingerlo per i piedi e lo prendono in giro per i mocassini consumati, che adesso li vedo anch'io perché sto proprio a un passo. Sento l'odore dei copertoni e sento anche una cosa frizzante nelle gambe e nel petto, come una forza che gonfia e si scalda e mi spinge a muovermi e a fermarli, o almeno a provarci, a urlare che fanno schifo e che si meritano di bruciare nel fondo dell'inferno. E forse è proprio Gesù che me la manda, questa cosa frizzante, per scuotermi, per dirmi: «Su, Luna, non avere paura delle tue opinioni, non temere quello che ti faranno, è la cosa giusta da fare, fallo per me». Ma io resto ferma, scuoto la testa e dico: «No, Gesù, col cavolo che lo faccio per te, sei il figlio di Dio e potresti fermarli in un secondo, potresti mandare le locuste o far piovere le rane o trasformare il piazzale in un lago di fuoco e salvare solo me e Zot e farci volare via lontano, fino a un posto dove ci lasciano in pace». Ma Gesù, come sempre, non fa nulla. Solo mi fa frizzare le braccia e il petto e sta lì a ricordarmi cosa dovrei fare io, l'unico giorno che mi è andata bene e potrei tornare a casa tranquilla senza troppi problemi. E invece eccomi qua, che apro la bocca, che parlo, che provo a fare qualcosa. Tanto se aspetto Gesù, buonanotte! Eccoci qua amici, bentornati. Allora, il libro è in vendita in libreria a 16 euro, poco più di 16 euro, mentre il formato ebook, quindi da leggere con i vari supporti elettronici, lo trovate a poco meno di 10 euro, a 9,90 euro. Io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se è un libro che a voi vi può interessare, semplicemente per scambiare quattro chiacchiere. Questo è uno dei finalisti del premio Strega, un premio ambitissimo da parte degli scrittori, quindi in bocca al lupo a Fabio Genovesi e poi io e voi invece ci ritroviamo con altre novità. Io ho trovato una vera chicca che vi leggerò a breve. Ciao!